Piscine aperte alle Naiadi non per tutti, così il presidente del club acquatico Pescara Riccardo Fustinoni afferma come la struttura attualmente gestita dalla FIRA non possa essere utilizzata dai 300 atleti della sua società per via di una clausola che non deve prevedere contenziosi con la regione, una condizione che però, secondo Fustinoni, potrebbe essere illegittima. Il presidente chiede pertanto alla maggioranza in regione di rivedere la clausola e di far rientrare alle Naiadi il club acquatico. A causa di una clausola che è stata inserita nel disciplinare, approvato dalla giunta regionale, quindi una chiara scelta della maggioranza di centrodestra, vede il club acquatico, con gli impianti sportivi che riaprono per tutti, ma non per noi perché sono negati. Infatti la FIRA ha risposto alla nostra manifestazione di interesse alla quale puntualmente abbiamo risposto in maniera negativa. A restare fuori, prosegue Fustinoni. Sono tutti gli atleti della nostra società, quindi sostanzialmente dal nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, quindi atleti che per un anno si sono allenati girando le piscine d'Abruzzo e non solo, effettuando le partite in casa ad Anzio, Ostia, a Rodella Pallanuoto o allenandosi a una piscina come la piscina provinciale dove siamo adesso, che è alta 1,40 m, devono, ahimè, continuare a potersi allenare in piscine più basse, ma non è solo questo. Alcuni atleti li abbiamo comunque anche persi perché una parte di questi, un 30% circa, perché il 70% rimane ad usufruire della piscina provinciale, hanno chiesto di potersi tesserare con un'altra società. Hanno valutato le società che c'erano, hanno scelto la Swim Action per poter fare gli allenamenti e in parte sono rientrati, ma chiaramente per il club acquatico è un danno sia d'immagine che un danno economico. Sicuramente noi miriamo al fatto che, siccome questa clausola è stata scelta politicamente, è stata scelta politicamente oppure qualche burocrate non si è accorto che stava commettendo un errore, abbiamo chiesto alla maggioranza di centrodestra di risolvere questa problematica, di recuperare questo errore. Siamo in attesa, ma giustamente passato un mese da una nostra istanza che già abbiamo fatto nelle prime ore, è ora, diciamo, che qualcuno ci metta mano. Ma cosa vi è scritto in tale clausola? Fra i requisiti, diciamo, per poter acquisire le corsie, quindi lo spazio acqua per poter fare gli allenamenti, non bisogna avere debiti con FIRA e Regione Abruzzo e o contestazioni. Ora, devo dire a chiare lettere che noi non abbiamo debiti né con FIRA né con Regione Abruzzo, anzi siamo creditori di Regione Abruzzo, perché con la nostra gestione temporanea, che è stata forse la più breve della storia delle Naiadi, il ritiro in autotutela della procedura. Noi chiaramente siamo parte lesa, abbiamo effettuato dei lavori che abbiamo già quantificato alla Regione, che la Regione al momento non intende ridarci e che effettueremo delle azioni che ancora non partono per il recupero di questi importi.